Oggi celebriamo la memoria della Vergine Maria addolorata, la madre che si prende cura di tutti noi, dal momento che Gesù, morente sulla croce, ha affidato ogni suo discepolo alle premure e alla sua sollecitudine materna. Non è un caso che Don Roberto sia stato ucciso proprio in quel giorno. Anche Maria ha pianto con noi per questo suo figlio amato e nostro fratello, barbaramente sottratto al nostro sguardo e alla nostra compagnia, proprio come oggi, un anno fa. Lui che ha sempre nutrito per la nostra madre una tenera e filiale devozione. Le lacrime di Maria, tuttavia, sono gemme preziose, perle di misericordia, che donano pace e consolazione, che proclamano la vittoria di Cristo sul male e sulla morte e recano a tutti la certezza di una gioia piena e duratura. Buongiorno a tutti, ci troviamo in libreria, la libreria qui dalle Paoline, perché siamo dopo il 15 settembre, quindi è passato più di un anno dal giorno in cui Don Roberto Malgesini è stato ucciso a San Rocco sul piazzale davanti alla chiesa. E in occasione di questo evento, Fausto o non Fausto, è un evento, c'è una cosa che è accaduta, cominciano anche a uscire tutta una serie di testi anche sulla vita di Don Roberto, e quindi oggi volevamo insieme, qua in Libreria Paoline, segnalarne uno che è appena uscito e che è il primo testo che comincia a raccontare della vita di Don Roberto. Perché raccontare la vita di un prete? Perché raccontare la vita di una persona? Evidentemente non semplicemente per imitare, perché l'imitazione non è possibile e non è neanche il modo giusto. Soprattutto poi leggendo questo testo di Eugenio Arcidiacono, si capisce bene, ma come lo sappiamo già, che la vita di ogni persona, ma in questo caso anche particolarmente quella di Don Roberto, non è imitabile. È uno stile, una modalità assolutamente personale. Quindi il libro ci aiuta in che cosa? Ad andare al cuore che muoveva Don Roberto, per poter imparare a domandare di avere un cuore come il suo, che non vuol dire fare le stesse cose, ma imparare ad avere un cuore come il suo, innamorato di una persona di nome Gesù, e quindi vedere che cosa succede a una persona quando è innamorato di Cristo, di Gesù, e si lascia interpellare dalla realtà. Don Roberto, lo sappiamo, si era lasciato interpellare dalla realtà degli ultimi, che meno vediamo tante volte. Come anche c'è scritto nel testo, Don Roberto, lo sappiamo, girava la nostra città di Como a piedi, usava come mezzo preferenziale i piedi. La macchina serviva per portare in giro le cose, ma lui come persona andava in giro a piedi. Perché? Perché gli ultimi sfuggono, hanno bisogno di uno che vada con calma per vederli. Quindi la macchina o altri strumenti non vanno bene. Ci vuole l'andare a piedi per accorgersi che c'è dietro una porta, dietro un angolo, dietro un androne, perché altrimenti sei sempre di corsa. E lui andava a piedi. E in questo andare a piedi vengono fuori pian piano le provocazioni della realtà. A ognuno di noi è dato un ambiente in cui vivere, una realtà che non è mai uguale a quella dell'altro. Possiamo imparare proprio da Don Roberto, anche come il libro continuamente ci mostra, questo cuore, questa attenzione, questa capacità di osservare la realtà stessa e accorgersi dei bisogni che ci sono. Bisogni a cui uno, come faceva Don Roberto, sapeva bene di non poter sistemare il mondo, ma non era neanche il suo desiderio. Dal libro emerge con chiarezza che il suo desiderio era proprio quello di andare incontro alle persone che gli erano date di incontrare. E poi, aveva coscienza di non essere lui il Salvatore, ma di avere il compito di seguire Gesù nella modalità che gli aveva indicato, cioè questo servizio agli ultimi.
Io credo che leggendo questo testo, appunto, venga fuori con chiarezza questa dimensione di Don Roberto, in un modo molto semplice. Lo consiglio perché proprio anche è una lettura scorrevolissima, fatta più di testimonianze che anche di ragionamenti. Tante testimonianze, tanti racconti messi uno accanto all'altro che fanno emergere, come in un puzzle, le cose. Ho in mente un'immagine di questo. Tanti anni fa, un mio amico che era cappellano in università, quando ha cessato il suo servizio, i suoi ragazzi gli hanno regalato un'immagine. Un'immagine che era composta dai volti di ciascun ragazzo messo assieme. E veniva fuori proprio un'immagine, usando i volti dei ragazzi. Così credo che sia anche per tanti aspetti la vita di Don Roberto. Tanti volti che messi assieme, compreso il suo, non mostrano il volto di Don Roberto, mostrano il volto di qualcun altro. E credo che questo sia, si capisca bene all'interno del testo, per questo vale la pena proprio anche di leggerlo e di seguirlo in questo viaggio, questo percorso lento, come era quello di Don Roberto, alla comprensione di quello di una personalità come quella appunto di Don Roberto Malgesini, ripeto, non da imitare nel senso di essere uguali, ma di cogliere che cosa muoveva. E il libro fa emergere che lo muoveva proprio questo innamoramento a Gesù. Domandiamolo anche per noi. Vorrei ricordare le tappe della evoluzione spirituale che Don Roberto ha vissuto e che poi l'hanno portato a definirsi in quell'immagine finale di prete che tutti abbiamo potuto constatare. In un primo momento, chiedendo di trasferirsi dalla parrocchia di Lipomo, Don Roberto poteva apparire un prete in fuga dai sempre più logoranti impegni pastorali che si riscontrano in ogni parrocchia. Egli, tuttavia, non è scappato dalla parrocchia perché non credeva nella fecondità dell'azione parrocchiale o perché ha preferito aderire a un progetto elaborato dal solo suo estro personale, coltivando una politica individualistica del fai da te. In realtà non si è trattato di un'autocandidatura la scelta di abitare a San Rocco. Don Roberto ha saputo sviluppare un approfondimento della sua chiamata, frutto di un'esigenza interiore, che egli ha saputo elaborare in un paziente discernimento, qualificandola come una vocazione nella vocazione e che l'autorità della Chiesa Madre ha accompagnato con prudenza e che poi, ma solo in un secondo tempo, ha confermato. Come dice la lettera agli Ebrei che abbiamo appena ascoltato, riferito a Gesù, anche Don Roberto imparò l'obbedienza da ciò che patì. Si è abbandonato, cioè, alla volontà del Padre, man mano che si è appropriato del suo modo personale di essere pastore. Egli ha voluto condividere dal di dentro e più da vicino, in modo stabile, le sofferenze degli altri, i drammi, le solitudini, soprattutto di quelli che la società scarta, quegli ultimi che non interessano a nessuno, a cui nessuno bada, ma in cui Gesù stesso si identifica e che ci precedono nel Regno dei Cieli. Don Roberto si è dedicato a tempo pieno verso queste categorie di persone, senza tuttavia estraniarsi dalla comunità, anzi attirando altre persone, tra cui giovani volontari, desiderosi di condividere un servizio d'amore con i poveri. Solo in un secondo tempo,
osservando con uno sguardo più attento il suo stile di vita, soprattutto il suo modo tipico di rapportarsi con le persone, chiunque fossero, emerge in Don Roberto l'immagine cara a Papa Francesco di pastore con l'odore delle pecore, e non solo di quelle al sicuro all'interno del recinto, sempre più poche, ma anche di quelle all'esterno, inquiete e sole, sprovviste di certezze, oltre che di beni, spesso male odoranti, che nessuno avvicinerebbe e a cui nemmeno regalerebbe uno sguardo di amicizia e di comprensione. Dalle cose che patì, ossia da una immersione quotidiana nei vari drammi della gente, da una condivisione delle fatiche e delle loro ferite che custodiva nel suo cuore, Don Roberto ha subito una trasformazione radicale, ha sviluppato una seconda chiamata che lo ha portato a piegarsi a tempo pieno sugli altri con occhi di compassione e di misericordia, con uno sguardo sempre benevolo e lieto e mai di giudizio. Certo, a prima vista Don Roberto poteva sembrare uno sprovveduto, incurante dei pericoli, un prete fuori dagli schemi ordinari che non ambiva una visibilità, poco interessato ai progetti per i poveri, ma desideroso di stare con i poveri, quali sapeva manifestare una delicata vicinanza, un'amicizia sincera e fraterna, radicata in Dio. Dalla persona di Don Roberto emanava subito una serenità pacificante. È l'impressione generale che in questi mesi è stata più volte confermata. Il suo sguardo era attraente perché sempre lieto. Aveva imparato ad entrare con immediatezza in relazione con le persone, chiunque fossero. Soprattutto utilizzava bene il suo tempo perché ogni persona potesse sentirsi amata e preziosa, proprio come lo sguardo di Dio che si china su ciascuno con premura paterna. Don Roberto non conosceva la parola fretta, ma nello stesso tempo il pensiero era costantemente rivolto a Gesù in una preghiera continuata. Una delle sue ultime parole, ferito a morte, fu al dire di chi lo sollevava la parola grazie, espressione con cui ricambiava l'amore tenero che aveva ricevuto e che egli aveva saputo moltiplicare e diffondere. È il risultato di una vita tutta fondata sull'amore, proprio come sottolinea Sant'Agostino. L'amore che hai dentro di te costituisce il valore della tua stessa vita. Amen.